tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Rubano slot machine e poi abbandonano il furgone nel giardino di una casa disabitata. Analisi del sangue, cambiate le modalità, ecco come fare per prenotare. Carnevale di Fano, grande successo dei prendigetto e poi un tuffo nel passato con le immagini storiche dello studio fotografico Del Bianco. Buonasera, un furto è stato messo a segno la scorsa notte nel bar Ferruccio a Ponterio a Mondolfo. I ladri rubano delle slot machine e poi abbandonano un furgone nel giardino di una casa disabitata. Vediamo tutti i particolari di questo episodio nel servizio di Simona Zonghetti. La scorsa notte i ladri hanno preso di mira il bar Ferruccio a Ponterio di Mondolfo. Sono arrivati con un furgone bianco intorno alle 2.15 e dopo aver controllato che non ci fosse nessuno nei dintorni, hanno messo a segno il furto in soli 8 minuti. Un lasso di tempo che gli è bastato per tagliare la serranda, mandare in frantumi il vetro antisfondamento con una mazza, prendere due slot machine, la macchinetta cambia soldi e caricarle sul mezzo. Una volta scattato l'allarme, una vicina ha chiamato subito i carabinieri, ma una volta giunti sul posto, i militari non hanno potuto fare altro che seguire i rilievi di legge. Infatti dei malviventi neanche l'ombra. Oggi la titolare del bar ha deciso di lanciare un appello. Chiediamo un pochino di giustizia e un po' di difesa per noi, almeno questa, dopo che stiamo qui tante ore per tanti anni, e avere un pochino di rispetto anche dagli altri, da chi ci può far sì che questi ci rispettino, nel senso che vogliamo punirli un po' meglio per far sì che non ripetano queste cose? L'operazione dei malviventi però non si è limitata al furto. Infatti, dopo aver prelevato i soldi dalle macchinette, le hanno lasciate insieme al furgone nel giardino di una casa abbandonata a Stacciola, nel comune di San Costanzo. Indagini dunque ancora in corso da parte dei carabinieri di Fano e dei colleghi di Mondolfo. Ed è stata completata la ristrutturazione della stazione dei carabinieri di Borgo Santa Maria da parte del comune di Pesaro. Il rinnovo del presidio è stato realizzato con un investimento di 100.000 euro. L'edificio rischiava infatti di essere chiuso e la sede del comando distaccato spostata altrove. Da tempo la prefettura sollecitava la sistemazione, indispensabile, per assicurare l'operatività di una stazione che è il riferimento di quasi 30.000 residenti delle frazioni di Borgo Santa Maria, Villa Cecolini, Ginistreto, Villa Fastigi, Tre Ponti, Case Bruciate, Torraccia e Babbucce. Ed ora parliamo di sanità. Da ieri sono cambiate le modalità di accesso ai centri prelievi degli ospedali di Fano e di Pesaro. Vediamo in che modo e che cosa è cambiato. Per effettuare un prelievo non sarà più necessario prenotare, ma si potrà accedere liberamente ai centri prelievi del Santa Croce di Fano e del San Salvatore di Pesaro dalle 7.30 alle 10 dal lunedì al sabato, quindi con fascia oraria ampliata di mezz'ora e muniti della ricetta rossa, anche urgente, del medico di medicina generale o di pediatria di libera scelta, questo per l'accesso con il sistema sanitario nazionale, oppure con la ricetta bianca per l'accesso a pagamento. Negli stessi orari sarà possibile effettuare la consegna dei campioni e a coordinare le nuove attività sarà Enzo Pazzaglia, primario unico di Marche Nord. E dunque è stata pensata una nuova riorganizzazione che fa marcia indietro rispetto alle scelte del 2013, quando l'azienda ospedaliera assicurò che l'introduzione della prenotazione avrebbe migliorato il servizio. Ora invece si torna all'accesso libero. Da ieri, 2 febbraio 2015, è stata eliminata tutta la procedura di prenotazione, per cui i pazienti possono venire con accesso diretto al laboratorio, si presentano qui nella sala d'aspetto dalle 7.30 alle 10 e prendono il tasto numero 1, premono il tasto numero 1 dell'eliminacode per poter seguire tutto il flusso all'interno del laboratorio. Restano garantite le priorità di accesso per i pazienti in terapia anticoagulante, anche quelli in trattamento chemioterapico e dialitico e infine i bambini e le donne in gravidanza. Queste persone dovranno premere il tasto 2 come in precedenza, ma la procedura è comunque semplice per tutti. Dopo aver preso il biglietto dalla colonnina
mattina nel monitor compariranno dei numeri progressivi fino a che sulla destra lampeggerà un numero verde. Questo sta ad indicare lo sportello dell'accettazione al quale ci si deve rivolgere. Poi, una volta concluso il primo passaggio, lo sguardo si dovrà spostare sull'altro monitor che stabilirà invece il relativo box per eseguire il prelievo. Oppure ci sono situazioni particolari, esami particolari che hanno bisogno di una sosta un po' più prolungata all'interno del laboratorio, sia perché che possono essere le curve glicemiche, curve prolattina, situazioni particolari in cui l'utente ha bisogno di essere sdraiato nei lettini oppure deve appunto permanere nel laboratorio per un certo tempo perché devono essere fatti dei prelievi frazionati, oppure per esami micologici. In questo caso la prenotazione viene fatta direttamente ai numeri del laboratorio, sia di Pesaro che di Fano, e poi dopo, in funzione delle posizioni libere, l'utente viene dirottato presso il laboratorio di Pesaro o di Fano per fare il prelievo. Agli utenti è data anche la possibilità di prenotare comunque tramite il call center del CUP al numero verde 800 098 798 da telefono fisso oppure allo 0721 177 9301 da cellulare, attivo da lunedì al venerdì con orario 8.18 e sabato 8.13. In questo modo, sempre muniti di ricetta, sarà possibile fissare la data del prelievo e il giorno dell'esame, accedere ad un percorso dedicato con minor tempo di attesa. Infine, la riorganizzazione del laboratorio regolamenta anche gli esami a pagamento. Infatti si potrà accedere presentando la ricetta bianca con un aumento della tariffa di circa il 20% rispetto al tariffario nazionale. Ed ora parliamo di pubblica amministrazione. Il Consiglio Comunale di Pesaro ha approvato ieri sera l'unione dei comuni del San Bartolo e del Foglia, che comprende i comuni di Pesaro, Gabice, Gradara e Monbaroccio. L'opposizione ha abbandonato l'aula in segno di protesta, lasciando quindi alla maggioranza il compito di approvare la delibera, passata con 22 voti unanimi su 22 consiglieri presenti. L'unione nasce così una nuova realtà da questa unione di 110.000 abitanti. E parliamo sempre di sedi, di uffici importanti. Giovedì prossimo inaugura la nuova sede distaccata della Camera di Commercio di Pesaro, che si aprirà nei locali assegnati dal Comune di Fano in via Vitruvio numero 7. La cerimonia avrà inizio alle ore 11.30 con il saluto del sindaco Massimo Seri, alla presenza del presidente della Camera di Commercio Alberto Drudi e dell'assessore alle attività produttive Carla Cecchetelli. Ed ora aggiungiamo a questo telegiornale un'ultima ora, una notizia di cronaca. Un incidente stradale è avvenuto questa sera alle ore 18.45 circa sulla via Flaminia all'altezza della caserma dei Vigili del Fuoco. Una Peugeot guidata da una donna di Fano di 41 anni, dopo averla parcheggiata sul lato destro della carreggiata, ha aperto lo sportello senza accorgersi che in quel momento sopraggiungeva una ciclista, una donna, anch'essa di Fano, di 48 anni, e l'urto contro la portiera dell'auto è stato praticamente inevitabile. Sul posto, per i rilievi del caso, i vigili urbani di Fano e i sanitari del 118, che hanno trasportato la donna al San Salvatore di Pesaro per gli accertamenti del caso ancora in corso. E torniamo a parlare del Carnevale di Fano. Domenica scorsa abbiamo assistito a una vera distesa di prendigetto, i nuovi prendigetto. Quindi rispettata l'ordinanza del sindaco per un Carnevale sicuro per tutti. Spariti domenica scorsa gli ombrelli rovesciati lungo Viale Gramsci, complici sia il buonsenso che l'ordinanza firmata dal sindaco di Fano Massimo Seri. Il primo cittadino, infatti, per motivi di sicurezza ne è vietato l'utilizzo. Stessa sorte per le bombolette spray che rendono il manto stradale scivoloso. Al posto degli ombrelli, durante il primo grande corso mascherato, una distesa colorata di prendigetto 2015, la terza edizione della cornucopia che raccoglie il caratteristico lancio di quintali di dolciumi tra caramelle e cioccolate firmate Perugina, che piovono sulla folla dai giganti di cartapesta e per la prima volta da quello della musica arabita, la singolare banda che quest'anno compie ben 92 anni. Passato e presente dunque si sposano in un simbolo tutto nuovo del Carnevale di Fano, che è stato realizzato dall'artista Paolo Del Signore con una grafica in grado di raccontare la storia della manifestazione con vecchie e recenti immagini dei carri e che sta diventando un vero e proprio oggetto
di culto. Nessuno avrebbe creduto una cosa del genere da quella lontana notte quando ebbi questa fulgorazione, però sì, effettivamente è un oggetto di culto, l'ho trovato in alcune gallerie, gente che addirittura lo vuole come collezione. Giorni fa mi ha chiamato qualcuno anche da fuori, quando uscirà il prossimo, che ne ho due, devo avere il terzo. Per cui una bella soddisfazione, una bella idea è stata, devo dirlo, e sono molto contento che la città abbia risposto e che finalmente gli ombrelli vengono messi da parte, perché il carnevale deve essere divertente, sicuro, e quindi col prendigetto non c'è nessun pericolo. E così è stato, Fanisi e i turisti hanno risposto in modo positivo, rispettando l'ordinanza del sindaco e rendendo quindi il carnevale più sicuro. È un'opera, onestamente un bel intuito che sta prendendo sempre più piedi e si sta identificando con il nostro carnevale. Io ho messo questa ordinanza, che ovviamente ha un messaggio, è un invito a non usare impropriamente gli ombrelli, ma a sostituire l'ombrello con il prendigetto. Quindi ecco, uniamo l'utile al dilettevole, come si dice. Il prendigetto è stato presentato ufficialmente sabato scorso al Teatro della Fortuna di Fano ed è possibile acquistarlo ogni domenica in diversi punti del circuito carnevalesco ad un prezzo di 2,50 euro. E ringrazio pubblicamente Katia Amati per la Fondazione Teatro per questa, diciamo, questo tradunion con lei e l'ente carnevalesca. Abbiamo visto che è una cosa che funziona e l'appuntamento anche per sabato prossimo, sempre qui a teatro, con il Coro d'Arice in uno spettacolo, in un musical molto molto simpatico, in maschera. Quindi vi aspetto anche sabato prossimo e buon carnevale. E parliamo sempre di carnevale. Giovedì sera continueranno i viaggi nella nostra memoria. Vi faremo vedere le immagini storiche del carnevale di Fano, girate e conservate dallo studio fotografico Del Bianco. Mascherate, pupi, carri allegorici degli anni 60, 70 e 80 in immagini storiche ed esclusive della kermesse, simbolo della città di Fano. Coriandoli, colori, momenti di gioia, di allegria, migliaia di persone in centro storico che cercano di prendere le caramelle gettate dai giganti di cartapesta. Non mancano la musica rabita, le famose maschere di Arlecchino e Pulcinella, presente la satira politica e addirittura un suggestivo spettacolo pirotecnico come da anni non si vede in città. Un video che rientra nel progetto ideato e realizzato dallo studio Del Bianco in collaborazione con Fano TV. E dopo mesi di lavoro e di ricerca, giovedì 5 febbraio andrà in onda la seconda puntata di Viaggio nella nostra memoria. Questa puntata sarà interamente dedicata al carnevale di Fano. Abbiamo raccolto parecchi filmati inviati dalle persone che ringraziamo e assembleremo questa puntata interamente con immagini sul carnevale di Fano. Ecco, avete già dei progetti, delle idee anche per prossimi video? Nelle prossime puntate torneremo un pochino al tradizionale, sul format della prima puntata. Cercheremo di assemblare tutto il materiale pervenuto e tracceremo la storia recente della città di Fano attraverso le immagini amatoriali. Quindi un invito anche ad inviarvi nuove immagini. Certo, chiunque possegga dei filmati in Super 8 è pregato di farli pervenire presso lo studio Del Bianco oppure presso Fano TV, e poi noi insieme tracceremo questa meravigliosa storia della città. Veramente sempre molto emozionante la memoria storica fatta di immagini e di ricordi. E allora, a proposito di carnevale, la puntata di dopo cena di questa sera verterà esclusivamente proprio su questa edizione del 2015 del Carnevale di Fano. Bene, cambiamo argomento, rimaniamo però sempre in tema cinematografico o fotografico, perché le scene più belle degli Sbancati, il primo film in dialetto fanese, saranno protagoniste alla BCC di Fano, nella filiale di Piazza 20 Settembre e in quella di Via Roma. Nelle vetrine del centro storico saranno così esposte 10 gigantografie delle foto di scena e del backstage scattate durante le riprese della pellicola, mentre altre 5 daranno il benvenuto ai clienti e ai fanesi davanti alla filiale di Via Roma. L'ultima occasione per assistere sul grande schermo al film è invece in programma sabato 7 febbraio alle ore 22:30 al cinema Politeama, al prezzo eccezionale di 4 euro. E quindi, se vi siete persi questo film così bello in dialetto fanese, andatelo a vedere. Bene, questa era l'ultima notizia, dopo di me appunto dopo cena, e grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona serata a tutti voi.